Tu sei il presidente del comitato? Sì. Come dice visto il presidente? Bene, la conferenza stampa di questa sera intende promuovere un'iniziativa che il Comune di Rivarolo ha concordato nelle settimane scorse con il Comitato Sanità e Sviluppo del Canavese, e qui alla mia sinistra è presente il Presidente Massimo Savoy e la Croce Rossa Italiana, il Comitato di Rivarolo, che qui è rappresentato dal Vicepresidente Diego Cavaretti. Che cosa abbiamo pensato di fare come prima iniziativa di interlocuzione tra la nostra amministrazione e questi operatori così importanti, fondamentali per il servizio che prestano alla nostra cittadinanza? Quello di provare a offrire alla nostra popolazione una serata informativa su un tema estremamente importante che saranno poi saranno poi loro a entrare nel merito. Noi riteniamo che la formazione in ambito sanitario, tutto quello che può essere rivolto ai cittadini per sviluppare delle competenze in grado di promuovere la prevenzione, sia assolutamente fondamentale. Quindi la prima conclusione di questo ragionamento ci ha portato a organizzare questo convegno che si terrà venerdì 8 alle 20.45 presso la Sala Lux di Via Trieste, la Sala d'Altinetti, come tutti conoscono, alla presenza di, è stata confermata la presenza dell'assessore Riboldi, che verrà per la prima volta a Rivarolo Canavese, e di una serie di operatori medici di grande richiamo, di grande esperienza. Il nostro obiettivo è veramente quello di riempire Sala Lux per aprire una stagione di promozione di queste iniziative che siamo certi vedranno l'assoluto interesse da parte della popolazione. Passerei a questo punto la parola a Massimo Savoy, che, data la sua esperienza, entrerà nel merito del contenuto della serata. Bene, grazie al Sindaco, grazie al Comune di Rivarolo per l'attenzione che ha prestato a questi eventi, della disponibilità che ha dato. Questi eventi hanno origine 4-5 anni fa. Per questi eventi si è utilizzata una documentazione che incredibilmente non è recente, una documentazione diciamo datata, ma seppur datata, attualissima, e che non viene comunicata correttamente a tutta la popolazione. Questo crea un deficit e questo era lo scopo che noi volevamo in qualche modo colmare, cioè mettere in condizioni tutte le persone di poter rendersi conto della loro importanza nel momento di intervenire di fronte a una persona che potremmo definire paziente, ma in quel momento può essere una persona familiare, qualcuno della famiglia, che viene colpito improvvisamente da ictus, da infarto, o ancora peggio dall'arresto cardiaco. Sono tutte malattie, sono tutte patologie tempo dipendenti, in cui l'importanza di comprendere che cosa significa la tempo dipendenza è una delle chiavi di volta che garantiscono recupero e guarigione della persona. Molte volte l'alternativa è funesta,
anche perché non si riesce a intervenire correttamente e non si riesce a individuare quali sono le problematiche che improvvisamente avvengono. Una delle motivazioni che ci spinge, che ci ha spinto, è stata proprio quella di ribadire l'importanza della imprevedibilità del fatto e dell'importanza di come poter intervenire immediatamente e in maniera opportuna sulla persona colpita. Abbiamo trovato un importante appoggio sia della Regione Piemonte immediatamente con la campagna comunicativa che abbiamo iniziato a fare su queste patologie e su questi tipi di casistiche, e seguita dalla nostra ASL, dalla Direzione Sanitaria Generale della nostra ASL 4 e dall'importantissimo contributo che prima potevo dire ci hanno dato, adesso devo dire condividiamo, della Croce Rossa e della delegazione del Comitato di Rivarolo. Parlare di ictus, parlare di infarto, parlare di arresto cardiaco significa parlare delle cause più importanti per quanto riguarda la morte improvvisa, prima causa, e invalidità permanente. Quindi tocca enormemente tutta la popolazione nostra. Abbiamo trovato una collaborazione incredibile da parte dei medici, sia della neurologia che della cardiologia che della Croce Rossa, per poter permettere questa diffusione che noi facciamo con questi eventi. Sottolineo che lo fanno tutti in maniera volontaria, totalmente gratuita, addirittura non ricevono nemmeno un contributo spese per quelle che sono le spese vive che loro devono affrontare. Quindi voi sapete che i medici sono impegnatissimi in questo periodo e loro riescono a ritagliarsi del tempo per venire a spiegare a delle persone normalissime, perché il nostro messaggio deve essere il più semplice possibile, quali sono gli atteggiamenti che devono adottare, quali sono i comportamenti che devono in qualche modo perseguire. Questa evoluzione con queste presenze di medici e con un piccolo turnover ci ha già permesso con Rivarolo di arrivare al 18° comune che in qualche modo gode di questa possibilità. Tra quelli che io annovero come comuni ci sono due esperienze che voglio sottolineare: quella dell'Università della Terza Età e quella delle Scuole Superiori di Chivasso, perché ci hanno portato di fronte a una platea completamente diversa, a una platea di studenti che hanno dimostrato un'attenzione molto, molto marcata, veramente toccante anche per noi, con domande mirate, particolari. Quindi i giovani ci hanno insegnato in quel momento, più che noi insegnare ai giovani. E all'Università della Terza Età abbiamo riscontrato praticamente la stessa attenzione. C'era solo la differenza d'età, ma non c'era una differenza di attenzione. Quindi noi abbiamo due obiettivi con queste serate evento, che poi possono essere anche pomeriggio evento. Primo, arrivare a comunicare con il massimo numero di persone e informare il massimo numero di persone. L'Italia è estremamente carente anche dal punto di vista statistico. Siamo l'ultimo paese d'Europa per informazione e capacità per queste tre patologie. E poi cercare di portarla nelle scuole come momento di educazione civica, perché i ragazzi saranno la memoria storica, quelli che la terranno per più tempo nella loro memoria, quella che è la formazione che hanno appreso. E pensiamo proprio di poter sviluppare al meglio queste modalità di, non posso dire di comunicazione, ma comunque di diffusione di questo tipo di informazione. E per concludere, devo dire che l'apporto che ci ha dato la Croce Rossa, soprattutto sull'arresto cardiaco, è stato assolutamente fondamentale, perché noi non eravamo in grado di farlo, potevamo soltanto occuparci di ictus e infarto, eravamo del tutto carenti sia per le persone, per la capacità informativa, e con la Croce Rossa c'è stata questa partnership, collaborazione che è veramente appagante anche per me.
adesso penso che qualcosa vorrà dire Guido Cavaletto, che è vicepresidente della Croce Rossa, cercando di confermare un po', spero, il mio atteggiamento. Certo, grazie Presidente. Certo, noi abbiamo iniziato la collaborazione da qualche tempo con il comitato presieduto da Massimo Savoy e sicuramente è stato, abbiamo sposato questa attività perché è una delle nostre missioni come Croce Rossa, quella di diffondere quelle che sono le manovre e quelle che sono tutte le informazioni utili a prestare un primo soccorso, in particolare in queste situazioni che sono veramente che hanno veramente come chiave fondamentale il tempo, la rapidità di intervento. Da parte nostra abbiamo dei formatori che sono qualificati, abbiamo personale medico che si è prestato per queste serate e diciamo, se da un lato c'è la parte più teorica dell'attività, di quello che può essere appunto questo primo, chiamiamolo soccorso, dall'altro lato c'è anche una parte pratica che comunque deve supportare questa attività. Quindi oltre che riconoscere ed agire con quello che verrà spiegato poi nella serata, ed è stato spiegato in queste serate, c'è anche una parte pratica e qui siamo entrati in gioco attraverso il nostro personale qualificato come istruttori, istruttori anche di manovre salvavita. Quindi diamo, il nostro apporto è stato quello di poter quella sera lì accompagnare alla parte diciamo più teorica anche una parte pratica, quindi far provare proprio dal vivo con mano alle persone che vorrà cimentarsi quelle che possono essere proprio delle semplici tecniche ma fondamentali. Non pretendiamo di fare un corso completo di primo soccorso per i tempi e per lo scopo che vogliono avere queste serate, quindi proprio di diffondere soprattutto un messaggio sulla rapidità nel riconoscere gli interventi, ma dall'altro vogliamo comunque dare la possibilità di provare quello che viene descritto, di capire il perché compiere certe azioni, fare certe manovre in caso di necessità. Chiaramente ci auguriamo che questa cosa chiaramente trovi riscontro, sia più possibile diffusa sia attraverso i nostri canali, quelli istituzionali del comune, quelli del comitato, proprio perché è fondamentale per queste cose agire nel più breve tempo possibile. E c'è una, chiaramente una base scientifica sul perché si fanno queste cose, ma al di là di stare a parlare di numeri o quant'altro, bisogna arrivare a trasmettere il concetto fondamentale dell'importanza di agire per tempo. Le strutture, fortunatamente, la nascita del sistema prima 118, ora 112, questi numeri unici sono fondamentali anche per portare questo primo soccorso, quindi sono accessibili ormai da tutte le parti e sono fondamentali per recuperare il tempo. Io... Grazie Diego. Massimo, tu vuoi aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere soltanto quali saranno i medici presenti nella serata di Rivarolo, i medici presenti, e ringraziare tutti i medici che fanno parte del nostro collegio scientifico. Per quanto riguarda la parte cardiologica, noi possiamo vantare la collaborazione con i primari Grosso Marra, Walter e Gaetano Senatore, che sono primari di Ivrea e di Cilie, medici molto qualificati per quanto riguarda l'emodinamica, quindi tutto quello che riguarda l'infarto, lo stent, l'intervento di angioplastica. Sono Angelo Di Leo, che è stato il primo medico che ci ha seguito, il primo cardiologo che ci ha seguito e che ci ha impostato. Poi ci sono dei suoi allievi, che sono il dottor Peiracchia e il dottor Presutti. E adesso si è aggiunto anche Marco Cingolani, quindi sono tutti cardiologi conosciuti in ambito ospedaliero. Nella serata di Rivarolo è di turno con noi il dottor Davide Presutti. Per quanto riguarda la neurologia, ci hanno aiutato la dottoressa Paola Giovanna, che è diventata primario per quanto riguarda Cilie, il dottor Barra era presente l'altra sera
e ha partecipato, ha cominciato a partecipare ai lavori ed è diventato facente funzioni come primario della neurologia di Ivrea e lo è già, e lo ha anche di Chivasso. Il dottor Maurizio Maggio, che è diciamo l'esperto che ha portato avanti tutta la preparazione della documentazione e sarà il neurologo destinato a far da relatore a Rivarolo. Poi abbiamo il dottor Milano, il dottor Antonio Milano, che si occupa della formazione del personale della Croce Rossa e che in questo caso qua opportunamente si occupa della parte di arresto cardiaco, tutta la parte medica relativa all'evento dell'arresto cardiaco. E poi abbiamo un'altra persona, un altro medico, un altro dottore, in questo caso un infermiere laureato, Alessio Montinelli, che è in pratica la persona che secondo me è più idonea di tutti nel far vedere quali sono le tecniche di soccorso da portare sul paziente. Significa massaggio cardiaco, significa posa del defibrillatore, significa tutte le manovre che bisogna fare nei momenti di estrema urgenza. E anche lui sarà presente a Rivarolo. Questo è praticamente il... Aggiungiamo anche Sergio Beretti. Poi abbiamo l'ex primario dell'oncologia, il dottor Sergio Beretti, che ha anche un ruolo all'interno del comitato come vicepresidente e che fa un po' da collante tra i vari medici, giusto? Hai fatto benissimo a sottolineare Sergio. E poi stiamo lavorando anche con, per quanto riguarda futuri progetti per l'urologia, con il dottor Griffa, Daniele Griffa, e con altri primari sempre, o medici dell'ospedale di Ivrea, tutti i medici dell'ASL 4. Quindi grandissima collaborazione, penso importantissimo livello dal punto di vista professionale, e anche il nostro messaggio, pur utilizzando un personale così qualificato, deve avere lo scopo fondamentale di raggiungere tutti. Per noi è importante che raggiunga le persone che hanno magari il livello culturale più basso, ma che in quel momento hanno bisogno, come gli altri, di capire come si devono comportare. Quindi questo è il... Ecco, ma per concludere io aggiungerei che il ruolo della nostra amministrazione non si è limitato semplicemente a fornire, diciamo, l'appoggio logistico a questa iniziativa. Noi siamo fortemente motivati a rivendicare, a ritagliare uno spazio importante di interlocuzione tra la nostra amministrazione e l'ASL 4. Il comune di Rivarolo è comunque fra i più grandi comuni che compongono l'ASL 4. È una voce di riferimento per un territorio anche più vasto rispetto a quello comunale. Abbiamo delle dinamiche sul territorio che riguardano una fetta importante di popolazione da servire, e quindi questa interlocuzione noi speriamo davvero di poterla portare avanti, a partire naturalmente dal rapporto che cercheremo di instaurare quella sera anche con l'assessore regionale alla sanità Riboldi, come ho avuto modo di dire poc'anzi. Anche perché poi, volendo essere molto concreti, come amministrazione noi abbiamo a cuore una struttura ex ospedaliera che ha funzionato fino a circa una decina d'anni fa, no? Il cosiddetto ospedale di Rivarolo, che è ancora caro a tantissime persone, sicuramente ai boomers della mia generazione che magari hanno anche avuto l'occasione di nascere in quella struttura. Ora quella struttura, come tutti i cittadini di Rivarolo sanno, è chiusa ormai da anni, ma noi non perdiamo come amministrazione la speranza che attraverso il dialogo con la Regione si possa eventualmente individuare una nuova destinazione per quel fabbricato che, così com'è in questo momento, naturalmente non fa piacere ai cittadini, quando invece
essendo tali e tante le necessità di spazi a Rivarolo, potrebbe davvero costituire un elemento importante di rilancio anche all'interno di una zona molto particolare e molto pregevole della nostra città. L'altro tema, naturalmente, ma questo è molto più sentito da noi alto canavesani, è legato al dibattito che più di un anno fa ha infuocato il confronto con l'ASL in merito all'ipotesi dell'ospedale di Ivrea. Dopodiché si sono un po' spenti i riflettori su quel tema e a noi comunque naturalmente l'interesse per capire che tipo di prospettiva avrà l'idea di un ospedale del Canavese continua ad essere al centro della nostra agenda politica. Quindi ci sono ottimi motivi venerdì 8 per prendere parte a questo convegno, motivi di natura tecnico-scientifica, ma anche motivi, per così dire, di politica amministrativa della salute dell'organizzazione sanitaria all'interno della nostra ASL. Thank you.